Salve a tutti, siamo qui con Pietro Beccari, CEO di Dior e premiato alumnus dell'anno 2018 dell'Università di Parma. Innanzitutto grazie per la disponibilità. Volevamo farle giusto qualche domanda. Allora, quali sono le nuove sfide nell'industria del lusso? Diciamo che le sfide sono ogni giorno nuove perché il lusso si muove a una velocità allucinante, quindi ogni anno è un anno nuovo. Ma credo che la sfida del lusso di oggi sia veramente muoversi più velocemente della concorrenza, perché il mercato non cresce più come cresceva prima e quindi bisogna essere più bravi della concorrenza. I miei mi dicono sempre i cinesi non comprano più, io dico me ne frego, dovete trovare delle nuove idee per essere più bravi della concorrenza, perché il mercato è grande abbastanza, quindi è un mercato dove tutti sono alla ricerca di idee pazzesche, dove c'è una sfida alla creatività con molti cambi di direttori artistici, come avete visto anche in epoca recente di Slim, la rotta da Céline, e quindi c'è questa concorrenza a fare meglio che ci stimola, e credo che sia bellissimo per i clienti, per i consumatori del lusso, perché hanno a disposizione questa creatività che si sta diffondendo sempre di più, perché il mercato diventa difficile e quindi ci mettiamo dentro sempre un po' di più, e questo va a beneficio dei clienti finali. Quindi credo che la sfida sia quella di resistere in un mercato concorrenziale e di guadagnare market share essendo più bravi degli altri, se ci riusciamo. Ok, grazie. Allora, un'altra domanda: quale può essere il peso della digital transformation nel business del futuro e che prospettive applicative riesce a ipotizzare? Ma il digital non è il futuro, è il presente, perché comunque molte aziende fanno 3-4% del loro volume d'affari già con l'e-commerce, mi riferisco a Gucci, mi riferisco a Dior. Quindi è già una realtà. Credo che la sfida del futuro sia di rendere l'esperienza online e l'esperienza nel negozio che noi chiamiamo brick and mortar, ossia il negozio fisico, un'esperienza senza interruzioni, ossia fluida. Io posso comprare in negozio e poi dopo magari non sono contento a restituire online il prodotto, posso comprarlo online e restituirlo al negozio, posso prenotare online e poi andare a ritirare al negozio, posso comprarlo online in negozio e farmelo spedire a casa. Quindi questa esperienza che noi chiamiamo omnicanalità è la sfida del domani, e più noi saremo bravi e più questa esperienza sarà senza interruzioni, quindi senza problemi, e a quel punto saremo bravi, perché comunque il cliente oggi che compra online e il cliente che compra i negozi sono la stessa persona. L'errore di qualche anno fa era di pensare che fossero due clienti diversi, in realtà è lo stesso cliente che per esigenze sue personali magari prepara l'acquisto online e lo finalizza in negozio o viceversa. Quindi questa omnicanalità e l'esperienza senza interruzioni, come diciamo noi seamless, è la sfida del futuro. Ok. Che consiglio darebbe a un neolaureato che si sta per approcciare al mondo del lavoro? Ne ho parlato nel mio discorso, non so se l'avete sentito, sicuramente lo studio sì, ma più che altro l'attitudine mentale e la volontà forte di riuscire, la volontà che io ho chiamato feroce, e non ho usato un termine consapevolmente molto forte, perché ci vuole quella per riuscire nella vita, e non ho mai visto nessuno aver successo senza andare oltre o cercare di andare oltre i propri limiti. Quindi questo è un messaggio che vi do a tutti. E poi avere coraggio magari di affrontare delle sfide che sembrano impossibili o di aprire delle porte che sembrano condurre nel castello del terrore, invece che magari non diventa il castello del terrore, diventa un Luna Park. Quindi tante volte nella mia vita mi sono trovato davanti a porte che poi ho deciso di prendere, di cui non ero assolutamente sicuro, e poi invece è andata bene. È come un videogame, no? Si arriva sempre a un livello un po' più difficile, ogni volta c'è la porta da scegliere, ma questa porta la scegli giusta, se hai la buona mentalità, se non ce l'hai, se non sei pronto, se non hai coraggioso, se non hai ambizione, se non hai coraggio, se non prendi tutto sul serio, non ci sarà nessuna porta per te. Quindi questo è il consiglio che vi do. Gli studi sono importanti, ma l'attitudine e la forza mentale sono ancora più importanti. Grazie mille. Grazie. Grazie ancora Pietro Beccari, e The Cosmos è tutto. Grazie.